Un saluto a tutte e tutti voi. Qui sono ritornato, sono il vostro Capitan Santen Chan. Beh, questa mattina ho fatto un video non nei panni del Capitan Santen Chan, sempre nei panni miei, ma senza essere Santen Chan. Beh, però era da molto che non mettevo il cappellino da capitano. Ci ho avuto un po' di nostalgia, però il destino e la necessità mi ha portato a navigare altre acque. E comunque adesso il Capitan Santen Chan formalmente è ritornato. Marco, Marco Travaglio, tu che hai lanciato la sfida, tu che hai scagliato la pietra dicendo che c'era una nave senza capitano, ma che è successo di quella nave? Il capitano lo ha trovato? A me sembra di no, e anche a molti italiani sembra che quel capitano la nave non l'ha ancora trovato. È una nave la cui bitacora è abbonda di ciarpame, di libri scritti male, di brogliacci, registri e diari di bordo che non sono come quelli del Capitan Kirk dell'Enterprise, ma sono una chiavica. Poi dovevo continuare la metafora del porto senza nave, o della nave senza porto, o del lido senza spiaggia, non mi ricordo più, devo vedere di nuovo il video perché è passato circa un anno. Che un amico nostro mi ha detto: ma perché non hai finito la metafora con la quale iniziavi? Quindi devo produrre ancora quella metafora, perché io adesso quasi me lo sono scordato quello che volevo dire. Lo davo per alluso, lo alludevo, e infatti e poi mi sono scordato pure il senso recondito della metafora. Ma ecco, la nave sta per affondare, come la Costa Concordia, la nave che a cui mancava il capitano, caro Marco Travaglio. E io sono il capitano della nave, devo andare io. Ma perché non mi hai proposto? Tu bastava che andavi lì, cazzo, alle direzioni di Botteghe Oscure, no? Dicevi: qua deve venire a essere segretario generale Santen Chan, perché lui vuole essere il capitano della nave. Guarda, c'ha anche il cappellino. E poi magari ero anche capitano della nave azzurra dell'Italia. Pensa che io c'ho più esperienza di Renzi, di Matteo Renzi. Di Renzi, Matteo e anche Don Peppone, anzi Don Camillo. Peppone e Renzi, Matteo, perché io sono del 26 gennaio 1969, quindi c'ho quasi il gennaio che viene, il 26. Sono nato, mi sembra, in realtà il giorno, cioè mi hanno fatto nascere la mattina alle 6, alle 8, non so perché l'avevo visto nel registro e poi non l'ho copiato, che sono cose che rimangono là, che no, a te nei documenti non te lo scrivono, addirittura il segno zodiacale, la costellazione e l'ora, i minuti, i secondi. Io quindi il 26 gennaio faccio 46 anni e Renzi ne ha 39, esattamente dovrebbero essere il 26 gennaio, ci sarà una differenza di 7 anni, anche se non so se lui è di gennaio o di dicembre. 7-6 anni di differenza, o 7 anni vissuti, cacchio, è una bella differenza, è una generazione. Cioè Renzi è la generazione anteriore alla mia. Te ti rendi conto, Marcuccio, che Renzuccio è più giovane di me?
Certo, non posso dire che potrebbe essere mio figlio, potrebbe essere tuo figlio. Potrebbe, perché tu hai appena 5 anni più di me. Io ho 45, tu c'hai 49 e Renzi ne ha 39. Quindi Renzi potrebbe essere il figlio tuo e io potrei essere suo cugino. Che poi uno dice: ma che cazzo ci frega? Abbiamo fatto già una famiglia, per dire, no? Vabbè, ci siamo barcamenati in questo, tutto per dire che Renzi è più giovane di me. Tu, vabbè, c'hai, non c'hai 4-5 anni più di me. Caro Marco Travaglio, lapsus freudiani in camera. E io c'ho 45, quindi voglio dire, è un parente giovane, è un nostro parente giovane. Come una volta abdicavano in posse dei più saggi e quindi dovrebbe abdicare, tanto lui è succeduto a uno che ha fatto abdicare lui, quindi dovrebbe passarmi il governo a me del paese. E poi tu dovresti parlare appunto a Botteghe Scure dicendo che loro che tanto andavano cercando un capitano per la nave, che non cerchino più, che già l'hai trovato, che si chiama Sant'Enchan, e se non sanno chi è, la gente sa chi è perché lo seguono nei social forum, nei social media, in YouTube, in Dailymotion, in Vimeo, anche in Spreaker e in SoundCloud. E digli pure che nei 2 o 3 mesi che Sant'Enchan sta in Instagram ha sfuriato, ha mandato tante foto come neanche l'inserto del Corriere della Sera dalla fine degli anni 90, quando io lo compravo. Ha messo tante foto in così poco tempo, che poi sono tutti tutorial di gastronomia casareccia, che ogni tanto invece, visto che dal cellulare non posso più entrare in Google Plus, oggi ho caricato 400 foto che ogni giorno le metto in Instagram di gastronomia casareccia, i tutorial. E invece in Google Plus entro dal computer quando svuoto la memoria del computer. Tutte foto fatte e trattate con Instabots che vengono quadrate. E quindi vi invito a guardare nei miei profili di Google Plus e di Instagram per guardare i miei tutorial di gastronomia casareccia. Adesso lì per lì, e dopo un taglio, non mi sovviene la ragione precisa per la quale io mi sono voluto filmare di nuovo dopo il filmato di questa mattina. Certo, ho fatto una digressione larga sul fatto che tu ancora non hai proposto il capitano per la nave senza capitano. Pensa che era un tema che ti stava a cuore per orientamento ideologico, formazione ideologica. E come non vuoi fare nulla per la sinistra che deve sopravvivere alla caduta del muro di Berlino? Ci deve essere un forte leader, che ormai Bertinotti, neanche lidera più la rifondazione comunista, perché neanche si riaffonda più. È un partito che in pratica il vecchio PC si è rifondato in Rifondazione Comunista. Adesso ci sono altri 3 o 4 partiti che si chiamano Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Nuovo Partito Comunista Italiano, cioè post comunista, che questa è una cosa interessante. E come sarà il Partito Comunista Italiano post comunista? Cioè, è un partito comunista che è sopravvissuto alla morte del comunismo. Sarebbe come dire un partito fascista post fascista, che è fascista a prescindere dal fatto che il fascismo è morto. Sono le magie della politica italiana, tutte queste rami. Tutti questi rami trasversali delle ideologie politiche italiane, no? Che vanno per la tangente, perché ormai seguono un'evoluzione morta. Non so,
quanti partiti minoritari, sezioni urbane, civiche, provinciali, regionali, che ci avranno i loro iscritti che pagano per mantenere le sezioni civiche, che non servono a un cazzo perché non sono rappresentativi di niente, a destra e a sinistra, mentre il papocchio, l'inciuccio, lo hanno fatto PD e PDL mettendosi insieme, accozzandosi insieme e scroccando i soldi insieme. Ecco, e io di cose ne avrei da raccontare. Marco Travaglio, un'altra occasione persa, oltre a quella di non mettere il capitano Saint-Etienne come capitano della nave, è quella che tu ti perdi un collaboratore del Fatto Quotidiano. È triste. Perché bisogna conservare i lettori, bisogna offrire nuovi stimoli. Ecco, e quindi io ti dico di nuovo, se mi vuoi come collaboratore del Fatto Quotidiano, il fatto è questo, devi assumermi. E vabbè, tu mi dirai, ma è una redazione piccola, noi non siamo come i giornali, diciamo, che foraggiano con i finanziamenti pubblici dei partiti. E noi andiamo avanti soli. Guarda, Sant'Enchan, mi dirai, apprezzo molto la tua volontà, ma noi più di 10.000 euro al mese non ti possiamo dare. Vabbè, è giusto perché sei te, perché ti seguo dal 92 in tutte le tue trasmissioni. Mi piaceva come leggevi le letterine con quell'aria strafotente verso Berlusconi, era una goduria. Allora, giusto perché siete, io dico, vabbè, il denaro non è tutto, la miseria sempre abbonda. Ciò nonostante, vabbè, facciamo pure 10.000 euro al mese, che vuoi che ti dica? Io non voglio che tu ti indebiti per darmi lavoro a me. Quindi 10.000 euro, mi stanno perfettamente. Vorrei dire che, certo, io poi vedrò anche di caricare del materiale in internet, forse così potrò guadagnare il resto. Infatti, non so se un altro giornale accetterà la mia collaborazione, vorrà dire che tu mi darai 10.000 euro al mese e il resto del Carlino, appunto, mi dà il resto. Il Carlino, però, se io collaboro, non resta con il resto, perché il resto non è del Carlino, se io collaboro con la redazione del giornale Il Carlino, caro Carlino, il resto non è del Carlino. Io Travaglio mi dà già, abbiamo deciso 10.000 euro al mese, e il resto me lo prendo io, non te lo prendi te, hai capito? Il resto del Carlino, se no si direbbe che il Carlino resta col resto, la mancia è sua. No, anche se fossero altri 8.000 euro me li resto io, me li vedi io. E ti chiedono la collaborazione, poi vogliono rimanere con il resto. E no, e se no, io ti arresto. Bene, ha soldato questo anche per i miei interessi giornalistici. Passiamo ad altro. Continua la pagliacciata del processo al naufragio, incidente, tragedia, accidente, omicidio, perché sono morte decine di persone. Il naufragio all'inchino della Costa Concordia è un processo sempre più surrealista. Ma d'altra parte, se ci siamo abituati in Italia che non castigano i pirati della strada, che non li arrestano e che quelli se ne vanno dove cacchio vogliono, pure all'estero. Perché i garantisti dicono che se non si celebra il processo e non è dichiarato colpevole e innocente fino a prova contraria, allora non lo possono arrestare. E quello chiaramente se ne va dopo che ha schiacciato qualche persona per la strada e non li ha soccorsi. E beh, adesso voi vi lamentate del processo del Costa Concordia. C'è stato anche un incidente nell'aeroporto di Torino di Milano anni fa, che per colpa di una cattiva gestione sono morte centinaia di persone incendiate nell'aereo e nessuno ha fatto niente. Beh, adesso Schettino deve essere indennizzato perché gli devono pagare le spese processuali, perché ancora non è stato dichiarato colpevole. Poi
Bisogna vedere se ridà i soldi quando sarà considerato colpevole, perché è questione di attendere la sentenza, cioè non è che non sarà considerato colpevole, è un tecnicismo. Magari subito, appena gli danno i soldi, gli dicono ridarli con gli interessi, ma lui dice: ma io li ho dati all'avvocato per le spese processuali, non ne ho. Tanto, come gli daranno una pena che non merita la detenzione, cioè inferiore al tempo detentivo obbligatorio, gli daranno 6 mesi in più perché non ridà il denaro e si fa gli domiciliari lo stesso. Così non paga i soldi che gli ridanno di spese processuali perché ancora non è tecnicamente colpevole, e quindi invece di farsi 5 anni agli arresti domiciliari se ne fa 5 anni e mezzo, perché il minimo sono 6 anni che non va in carcere. Poi magari farà 1 anno e mezzo e va fuori e non paga e non fa la carcere. Ciao, mi chiamano. Se abbiamo il paese più ingiusto d'Europa, certo non ce ne possiamo vantare, ma d'altra parte è anche merito nostro, sempre che di merito si possa parlare. Che facciamo per evitare tutto questo? Come reagiamo di fronte ai soprussi della casta politica? Perché non facciamo veramente una unione civica di persone, prescindendo dall'orientazione politica, dall'ideologia politica, dalla fede politica? Che sia di successo, non come il movimento dei forconi, che qualche sputtanata, qualche sputo e strillo in piazza e poi più nulla, o come il movimento 5 Stelle, che già la gente vede che è una cosa fra professionisti. Circolo Casaleggio, Beppe Grillo, che Casaleggio è ermetico, non dice nulla, anzi quando parla lo fischia pure la base. Beppe Grillo, che fa sempre degli spettacoli che si vedono in internet e non in altri luoghi, ma poi finisce con una cazzeggiatura di mezz'ora, un'ora, che va tutto in tarallucce vino, dice puttanate, barzellette, è poco serio, si scorda che sta parlando come politico, ma te ti immagini, fa la drammatizzazione e le battute sul cagnolino di Berlusconi. Ma è quello che vogliono PD e PDL, una distrazione dai problemi del paese, una distrazione dalle loro manovre. E quindi Beppe Grillo è il terzo incomodo. Sì, ma tanto tanto non li incomoda, anzi, hanno pure i grillini iniziato a prendere le tangenti pure loro, che i comuni con diciamo consigli tangentati sono la regola del giorno in Italia, e il Movimento 5 Stelle non è un'eccezione. Li stanno corrompendo gli altri, PD, PDL, Lega, per poi sputtanarli, e infatti stanno perdendo voti. E tutti ritornano al vecchio PD, oppure al PDL, oppure alla Lega, perché almeno si sa che quelli sono sempre stati così. Il Movimento 5 Stelle, se tradisce la sua ragione d'essere, quella di combattere le tangenti, e già finisce come un movimento. Quelli della Lega invece si sono ancorati al territorio e la loro ragione di essere era quello di non pagare le tasse, non quello di combattere la corruzione o le tangenti. Quindi nessuno si sente tradito dalla Lega. L'importante è che gli dicano: tu con noi non pagherai, a Roma ladrona. Invece i grillini, dice Beppe Grillo, gli diceva a quelli del Movimento 5 Stelle: pentastellati, tu guarda che i politici già non prenderanno nessuna tangente. È un discorso diverso, se vogliamo, se vogliamo, lo volete? E poi io ripeto un'altra volta, oggi il video è venuto male, fatto con il Samsung Galaxy Yung 5360.
Perché un cellulare che c'ha, vabbè, quello che c'ha energeticamente parlando, oggi girato un video con questo, è venuto mezzo chiavica. Allora dicevo, il Movimento 5 Stelle, pentastellato, era nato proprio con l'idea di combattere la corruzione e le tangenti, non di prendersele. E invece Forza Italia si sa come è nato. Da uno che era giovane e pelato e invecchiando è diventato senza rughe e con tanti capelli in testa. Sembra più giovane di quando era giovane, adesso che è vecchio. Un po' come se Andreotti, l'ultimo Andreotti, fosse parso più giovane di quando ha iniziato a lavorare accanto ad Aldo Moro. Invece Silvio Berlusconi sembra più giovane adesso di quando stava con Craxi. Craxi, il grande tangentista, se lo sono scordati tutti. O ce lo ripropongono come il martire di Tangentopoli, che lui aveva denunciato il problema delle tangenti. Certo, quando già lo stavano investigando e processando per le tangenti, poi se n'è scappato d'Italia. Poi certo, da pena perché è morto di tumore. Non si è potuto curare bene perché se no lo avrebbero curato nelle patrie galere, come altri che sono andati in prigione. Quindi lui è morto da martire col tumore. Mettiamoci un po'. Lui è morto da martire perché è voluto andare in esilio, dice, invece è scappato via, è stato latitante, non in esilio. Però vabbè, e che possiamo fare se la storia la riscriviamo sempre col culo? Tutto il contrario. E adesso, naturalmente, è più giovane Berlusconi adesso di quando stava col tangentista Craxi. Meno non c'ha la pelata, a prescindere che gli hanno spaccato una capsula, adesso c'ha i denti migliori. Quando gli hanno fatto quel pazzo, gli ha fatto l'attentato, gli ha scagliato un monumento in faccia. Beh, forse lo voleva illustrare. Comunque, no, tutto questo clima di confrontazione che c'è in Italia fra destra e sinistra, che c'era in Italia fra destra e sinistra, è tutto, che anche i pazzi tiravano cose, anche i pazzi, perché nel Parlamento e nel Senato si tiravano cose senza essere pazzi. Magari c'avevano la fedina penale criminale ed erano indagati e processati, però non erano pazzi. Per poi che adesso destra e sinistra vanno d'amore e d'accordo e fanno parte della stessa coalizione di governo e la stessa maggioranza. Che poi Berlusconi è interdetto dalla politica, non si sa quanto tempo passi nel geriatrico, non si sa se deve andare ai domiciliari perché ci sono molte cause in corso, molti processi in corso. Però continua a parlare di politica e a dare dei consigli, dei suggerimenti e a parlare di quello che fanno gli avversari politici. Allora non si capisce come avrebbe sofferto un'interdizione che tutti quelli di Forza Italia, che poi si sono divisi non si sa perché, perché se continua a essere sempre nello stesso trend. Tutti a dire si strappano i capelli, Madonna mia, Berlusconi non fa più politica, Berlusconi non fa più politica, gli impediscono di fare politica, hanno fatto uno scandalo. Si vede che ha funzionato lo scandalo oppure che non erano informati, che in Italia la legge vale solo per i coglioni come voi che pagate le tasse e per gli altri, per i politici la legge non vale, tant'è che ci sono nel Parlamento ci sono degli indagati, dei pregiudicati, gente che dovrebbe stare in carcere. Te ti immagini se Berlusconi interdetto dalla politica significa qualcosa? E quindi Berlusconi continua a fare politica e c'ha come interlocutore a Renzi il primo ministro, il presidente del Consiglio dei ministri. Invece di parlare con Giorgio Napolitano, che neanche critica la cosa perché gli sta bene, così interviene meno possibile a difendere il pentapartito riciclato, e in pratica parla, interloquisce con Berlusconi che fa da rappresentante dell'opposizione
che non dovrebbe fare politica e che Forza Italia, in pratica il polo di centrodestra, fanno parte della maggioranza. Cioè, la maggioranza è bipolare e vi prende per il culo, vi sfotte, vi tromba, perché fanno finta di essere, quando non gli conviene, all'opposizione, di un governo co di coalizione di larghe intese, e che l'altro è la maggioranza. Ma guarda che Silvio non fa parte della politica, neanche del suo partito, che ha lasciato Alfano come presidente. Come può essere un interlocutore politico che deve stare ai domiciliari o nel geriatrico e deve fare dei lavori socialmente utili, e non è ammesso che un politico ci abbia il doppio lavoro, soprattutto quando il secondo lavoro, anzi il primo, che lui dovrebbe essere interdetto dalla politica, è un aiuto comunitario come punizione in alternativa alla carcere, e invece fa il doppio lavoro. Poi non so se lavorerà nel geriatrico di più o facendo consulte politiche, però è un paese da pazzi. Matteo Renzi dovrebbe interloquire con Beppe Grillo, che lui è l'opposizione, o con Casa Pound, per dire, ma non con qualcuno che il suo partito è rimasto come coalizione di governo maggioritaria a larga intesa e non è l'opposizione politica, è parte della maggioranza. E dicono che non si può discutere con i grillini. Per forza, preferisci parlare con un partito che, pur di rimanere al potere, ha accettato di allearsi con il nemico storico, il PD, e non vai a parlare con chi sta fuori dal governo. È ridicolo. Addirittura dovrebbe parlare con la Lega, ma non so se la Lega ha fatto l'inciuccio, è entrata dentro, inghiottendo il rospo, oppure fa parte dell'opposizione, ma sta dentro a questa coalizione di governo. Non so, veramente non ci si capisce più nulla. Si dovrebbe riandare al voto, ma chi si presenta e come si presenta? E quando non ti fanno votare, decidono loro chi e come rappresenta chi. Quando ti fanno votare, le regole le mettono loro, perché hanno riformato la legge elettorale, ma non si sa chi e come, perché l'hanno riformata, con quali regole. Quindi la vecchia classe politica che fa una nuova legge elettorale, o la nuova o la vecchia legge elettorale che ha fatto votare i nuovi politici, e quindi qualcosa di vecchio è rimasto per fare il nuovo, che sarà sempre come il vecchio, più di prima, come prima, quando prima. Vabbè, e quindi sono tutte queste cose che mi fanno arrabbiare, per dirci. Poi altro che spread. Che maggioranza di governo abbiamo? Che ideologia ha? Io non l'ho capito. Per chi lavorano? Boh. Comunque adesso vi lascio, se no il video viene troppo pesante. Poi ci metto ore a caricarlo. Quello di oggi è venuto leggero, 12 minuti. Questo non so quanti minuti sono. Però il vostro capitano Santen Chan vi lascia, e alla prossima crisi di governo o crisi politica, alla prossima elezione, alla prossima critica politica. Ciao Travaglio, ciao a tutti, ciao gente. Ciao.